Davide Caparini, la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, che conseguenze hanno per il nostro paese? Disastrose. Alfano è riuscito dove la Chienge aveva fallito, cioè è riuscita a dare il peggiore segnale possibile a un continente, quello africano, che sappiamo guarda l'Europa come unica speranza e all'Italia come unica porta per entrarvici. E quindi sappiamo anche le politiche di rigetto, di contrasto all'immigrazione che altri stati europei stanno facendo, al contrario dell'Italia che si trova sola ad affrontare quella che è una vera e propria invasione. Vi lamentate che il governo Renzi stanzia soltanto 80 euro in più in busta paga per gli italiani, invece stanzia una considerevole somma per gli immigrati che arrivano nel nostro paese? Sì, beh, prima di tutto 80 euro che dobbiamo ancora vedere, dobbiamo ancora capire se sono reali o sono semplicemente una partita di giro, perché così sembra, cioè toglie da una parte per mettere dall'altra, ma alla fine il bilancio familiare non cambierà di una virgola. Dopodiché è altrettanto vero che a questa elemosina ai cittadini, alla lavoratrice e ai lavoratori corrisponde invece una vera e propria elargizione di oltre 1.000 euro, abbiamo stimato 1.200 euro al mese per i clandestini, perché di questo si tratta, che oggi sono sul nostro territorio, ne abbiamo contati qualcosa come 60.000 dal gennaio del 2013, che oltre a vitto, alloggio, assistenza medica, abbigliamento, assistenza igienica e quant'altro, possono godere di questo argent de poche, ovvero pocket money, insomma noi li chiamiamo soldi in tasca, da spendere per un totale di oltre 1.000 euro, 1.193 euro per la precisione, mentre i nostri cittadini, insomma, questi soldi se li devono guadagnare e in più devono pagarci le tasse per poterli dare ai clandestini.